parliamo dell'aereo civile russo precipitato sul Sinai poco dopo il decollo da Sharm el Sheikh. Sono tutte morte le 224 persone che erano a bordo, si trattava per lo più di turisti russi di ritorno dalle vacanze diretti a San Pietroburgo. Fonti della sicurezza egiziana hanno parlato di un guasto tecnico, ma con un video che è stato diffuso sul web è arrivata la rivendicazione dell'ISIS, una rivendicazione che però il Cairo e Mosca smentiscono con forza. Intanto le compagnie aeree Lufthansa e Air France KLM sospendono i voli sul Sinai. Nico Pino. Mio figlio mi ha chiamato per dirmi che sarebbe atterrato alle 11.40, era in vacanza con la famiglia, mia nipote ha 10 mesi. Sono qui in attesa della persona che amo. Ci ho parlato ieri via internet, tutto sembrava a posto, poi sono venuto qui verso le 11.30, ma non ho trovato il volo sullo schermo degli arrivi. Voci dall'aeroporto Kulkovo, alla periferia di San Pietroburgo, dove decine e decine di persone attendono un aereo che non arriverà mai più. L'Airbus A321 della compagnia Metrojet, fondata in Siberia e passata da compagnia commerciale ad azienda concentrata sul turismo e voli charter, era decollato stamane poco prima delle 6 da Sharm el Sheikh, località principe del turismo nella penisola del Sinai. Il volo è durato circa 20 minuti, raggiunta la quota di crociera, l'aereo è precipitato. Si è schiantato in una zona desertica, le squadre di soccorso l'hanno trovato spezzato in due tronconi, molti dei cadaveri ancora al proprio posto con le cinture allacciate. Secondo fonti egiziane sono tutti morti, 217 passeggeri, russi con l'eccezione di 3 ucraini e i 7 membri dell'equipaggio. Tra le vittime ci sono 17 bambini. Le aree interne del Sinai sono nelle mani di un gruppo terrorista vicino all'ISIS che conduce frequenti attacchi contro le forze di sicurezza, oltre che attentati, l'ultimo della serie al Cairo. La Russia è impegnata nel conflitto siriano contro lo Stato Islamico, due elementi che assieme alla rivendicazione del gruppo islamico farebbero considerare anche l'ipotesi dell'attentato. Ma secondo le prime ricostruzioni questa ipotesi è da escludere, sia perché il pilota avrebbe chiesto di cambiare rotta ed atterrare d'emergenza al Cairo, sia perché le armi in possesso dei ribelli non consentirebbero di colpire a quell'altezza. Anche il governo russo smentisce. Altre risposte arriveranno dalle scatole nere del velivolo. L'aereo sarebbe stato in regola con la manutenzione controllata prima del decollo. Intanto, per precauzione, Air France e Lufthansa non sorvoleranno più la zona in attesa che si chiarisca la dinamica dell'incidente. Arriverà domani nella capitale Francesco Paolo Tronca, il prefetto di Milano, nominato commissario alla guida di Roma.